Calcisticamente parlando, il 2020 sta per essere mandato in archivio come un'annata tutto sommato positiva per le sorti dei colori rossoneri, con una promozione che ha segnato il ritorno immediato del Foggia tra i professionisti, anche se nelle modalità tutti ormai note, ed un inizio di stagione nel campionato di Serie C esaltante, con i ragazzi di Marco Marchionni ad occupare la terza posizione sia pure in compagnia di altre quattro formazioni. Un bilancio positivo a livello tecnico che va sottolineato, così come non si può trascurare anche tutto il teatrino che questa compagine societaria ha saputo regalare al popolo rossonero dal mese di marzo ad oggi, con dichiarazioni al veleno, diatribe poco edificanti e PEC con tanto di denunce tra soci date in pasto attraverso i social ad una piazza che avrebbe voluto sentir parlare solo di calcio giocato. Una società alla quale si devono riconoscere grandi meriti sotto il profilo squisitamente tecnico, ma alla quale, non ce ne vogliano i tre soci, vanno attribuiti non pochi demeriti per ciò che concerne la comunicazione, i rapporti non proprio corretti con la stampa, fatta eccezione solo per pochi fortunati, e la divisione creatasi anche a livello di tifo organizzato. Siamo e rimaniamo fermamente convinti che quando si hanno a cuore le sorti di un club rappresentativo e blasonato come il Foggia e quando si sbandiera ai quattro venti nelle dichiarazioni che tutto l'ambiente dovrebbe perseguire lo stesso obiettivo seguendo la stessa rotta, beh, allora questi soci dovrebbero anche evitare determinati atteggiamenti contraddittori e arroganti ed imparare a tendere la mano a tutte le componenti. Ma tornando al calcio giocato, argomento sul quale ci piace più disquisire, i rossoneri torneranno ad allenarsi il prossimo 2 gennaio in vista del match dello Zaccheria, previsto per la sera dell'11, quando in posticipo il Foggia affronterà la Juve Stabia di mister Pasquale Padalino. Alla ripresa sarà assente Calombò, appiedato per un turno dal giudice sportivo, dopo l'ammonizione rimediata nella vittoriosa trasferta di Pagani. È anche tempo di calciomercato e, come tutti sappiamo, caratterizza l'inizio del nuovo anno con la campagna di rafforzamento e cessioni che fa sì che cominci un nuovo campionato. Il Foggia pare essere alla finestra sia per l'arrivo di nuovi calciatori, così come siamo convinti che più di qualche elemento di questa rosa sarà ceduto. Calciatori che vuoi per poco utilizzo, vuoi per aver deluso le aspettative della vigilia, potrebbero lasciare Foggia e cercare le proprie fortune altrove. A livello societario intanto qualcosa sappiamo si sta muovendo. C'è una trattativa in corso con un gruppo facente capo ad un produttore cinematografico di origini lucane ma che vive a Parigi, con il quale pare si sia a buon punto per concludere. Un gruppo che affiancherebbe l'attuale società fino a fine stagione, prima di acquisire il 100% del pacchetto azionario del calcio Foggia. Usiamo il condizionale perché a Foggia è sempre vivo il timore di rivivere l'esperienza legata a Raffaello Follieri.